come stavo dicendo al nostro prossimo ospite, questo è uno di quei momenti in cui mi è veramente molto facile dare del tu. È una persona che stimo, che seguo da tempo, è un grande onore, un grande piacere. Sono in compagnia di Nicky Vendola. Nicky, ciao. Ciao, grazie di questi complimenti. Io sono particolarmente felice ogni volta che mollo gli ormeggi della discussione politica e che posso invece fare delle incursioni nei territori del cinema, del teatro, della letteratura. Penso che la politica non abbia proprio respiro se non si alimenta alla fonte della vita culturale, e le arti, tutte le arti, sono, diciamo così, come l'ossigeno che consente a noi di respirare. La politica oggi è in crisi proprio perché è diventata ignorante, perché si è separata dalla cultura, perché vive di semplificazioni e di turpiloquio, e invece la politica dovrebbe essere l'arte della cura delle parole. La parola, questa dimensione anche sconosciuta a volte, di cui bisogna anche restituire una certa sacralità. Nicky, il mare mi viene da dire che è sotto pelle a te, nel tuo DNA, è qualcosa che ti rincorre continuamente, proprio qui al Fiumicino Film Festival. Il viaggio, il mare, sono argomenti veramente preziosi e importanti. Ma il viaggio per la mia generazione è stato lo strumento dell'apprendimento della politica. Penso al viaggio in motocicletta di Ernesto Guevara della Serna, detto Che Guevara, con la motocicletta attraversa il continente latinoamericano e scopre, diciamo, imparando i luoghi e le persone, scopre la politica come sguardo critico sul mondo e come capacità di indignazione. E tutte le generazioni che si sono succedute hanno vissuto il viaggio come educazione sentimentale. La scoperta del mondo è il titolo di un libro bellissimo di Luciana Castellina. Quando la politica non è la scoperta del mondo, è una schifezza. Ho parlato prima con Paola e Claudia, che sono emozionatissime perché questa sera reciteranno, decanteranno, daranno ancora più lustro alle tue meravigliose poesie, alle tue parole, di quella di cui ne parlavamo appunto prima. Sei emozionato? Beh, mi fa un certo effetto, devo dire. Non so neanche quali poesie leggeranno e quindi sono qui in preda all'effetto sorpresa. Nicky, che padre sei? Questa è l'ultima domanda, te lo giro. Che tipo di padre sei? Cioè... Sono giocherellone, giocoso, e sono un padre che cerca di imparare da un figlio. Penso che i genitori educano nella misura in cui vengono educati dai figli, nella misura in cui c'è reciprocità, e quando smettono di pensare che un figlio è la miniatura di se stessi, oppure è lo schermo su cui proiettare le proprie rivalse per i propri fallimenti o i propri sogni. No, un figlio è un soggetto autonomo e bisogna imparare a rispettarlo nei suoi ritmi, nei suoi tempi, nei suoi amori, nei suoi disamori. Questo penso. Noi di Wave TV ti facciamo veramente tantissimi auguri. Wave, che poi in inglese e in americano significa proprio onda. È incredibile, il mare è proprio nella tua vita, nel tuo DNA. Vuoi fare un saluto ai nostri telespettatori, Nicky? Grazie. Il mare è importante perché il mare non finisce mai. C'è qualcuno che ha tentato di farci credere che la storia fosse finita. E invece il mare ci ricorda che la storia non finisce, come non finisce il mare. Che la storia è continuamente reinvenzione della vita, e la vita ha molto a che fare anche con il profumo dello iodio, della salsedine, con la capacità di perdersi nell'orizzonte infinito, nei colori del mare. Bisognerebbe proteggerlo il mare, perché anche il mare è aggredito, e la bellezza è aggredita, la natura è aggredita. E dovremo tutti quanti, ognuno per la sua parte, imparare non solo a essere, diciamo, dei buoni bagnanti, ma dei buoni custodi del creato e del mare. Grazie, Nicky. È stato un piacere.